Turista per gusto, in collaborazione con... Copertino, un gioiello nascosto nel cuore del Salento. Questo incantevole borgo, ricco di storia e cultura, offre un'esperienza unica a chiunque decida di esplorarlo. Copertino è celebre per il suo magnifico castello, una maestosa fortificazione che domina il paesaggio con la sua imponenza. Un altro monumento di grande importanza è il santuario di San Giuseppe da Copertino. Questo luogo di culto è dedicato al santo patrono della città, noto come il santo dei voli per i suoi presunti episodi di levitazione. E poi, la chiesa madre di Santa Maria ad Niles è un'altra gemma di Copertino. Questa splendida chiesa, costruita nel XVII secolo, presenta una facciata imponente e un interno adornato con opere d'arte sacra. Non si può parlare di Copertino senza menzionare la Porta di San Giuseppe, un antico ingresso alla città che testimonia l'importanza strategica e commerciale del borgo nei secoli passati. Buon viaggio alla scoperta di queste e altre meraviglie. Benvenuti a Copertino. Benvenuti nella nostra splendida Copertino. Come ben sapete, la città di San Giuseppe, del santo dei voli, il protettore degli studenti. Una città che ha delle risorse bellissime, che ha un centro storico stupendo e che ha una serie di monumenti architettonici da visitare. Ma Copertino ha anche un centro storico stupendo, infatti invito tutti a venire a visitare il nostro centro storico, ma anche i nostri monumenti architettonici, che sono bellissimi. Copertino è una città da vedere, da visitare, da vivere. E questo pezzo del Salento ha da offrire tantissime cose. Passeggiare per le stradine di Copertino è un'esperienza davvero indimenticabile, che ti riporta indietro nel tempo. Voglio visitare il castello. Mi chiedo se sto andando nella direzione giusta. Ma sì, perdersi tra tanta autenticità ne vale la pena. Chiedo indicazioni a un passante. Mi spiega gentilmente la strada. Il castello di Copertino si erge a nord-ovest dell'antico abitato. Sorto in epoca normanno-sveva, fu ampliato e ingentilito dagli Angioini.
imponente struttura militare che si presenta ai nostri occhi fu realizzata nel 1540 su progetto dell'architetto Evangelista Menga, che lo eseguì per volere di Alfonso Castriota. Il complesso rinascimentale racchiude precedenti costruzioni, tra cui il Mastio Angioino. Lungo tutto il perimetro si osservano 90 feritoie, distribuite su 3 ordini separati da un cordone marciapiano. Attraversando il portale rinascimentale, preziosamente decorato, ci si trova davanti quello angioino durazzesco, ovvero l'originale varco d'ingresso. Da qui si può accedere nella cappella di San Marco, voluta dagli Squarciafico e affrescata nel 1580 da Gianserio Strafella, con figure di santi e scene dell'Antico e Nuovo Testamento. All'interno si trovano i due sarcofaghi dei marchesi Umberto e Stefano Squarciafico. Copertino, gemma segreta dell'entroterra salentino, si svela come uno scrigno di storia, cultura e tradizione. La costruzione della Basilica Santa Maria ad Nives fu iniziata nel 1088 da Goffredo il Normanno e terminata nel 1235 da Manfredi di Svevia, il quale la elevò a basilica e la dedicò alla Madonna della Neve. La struttura attuale è il risultato di numerosi rifacimenti avvenuti nel corso dei secoli. L'alta torre campanaria è stata realizzata tra il 1585 e il 1603. Segue il lato sinistro della chiesa, con al centro il portale, fiancheggiato da due leoni lapidei. La facciata principale della chiesa, su via Strafella, risente di diversi periodi di realizzazione. A partire dal 1707, per volontà del vescovo Antonio Sanfelice, le pareti interne della chiesa subirono il fascino del barocco leccese. Al posto degli altari cinquecenteschi ne furono costruiti altri, le cui decorazioni erano attinte dai diffusi indirizzi barocchi. Nella navata sinistra, particolarmente ricca di opere d'arte, si può ammirare il monumento funebre a Tristano di Chiaromonte. Il monumentale battistero dove ricevette il battesimo Giuseppe Maria Desa lo stesso giorno della nascita. Ed ecco Piazza del Popolo. È stata per secoli l'unica piazza pubblica del paese. Anticamente conosciuta anche come Piazza del Foggiato, la sua denominazione derivava dalla presenza di fogge, buche nel terreno, utilizzate per conservare il grano. Qui
In questo piccolo borgo sarai affascinato da storia, spiritualità e tanta bellezza e ne rimarrai incantato. Oggi come allora, la piazza è animata da numerose attività artigianali. Sulla piazza si affacciano splendidi palazzi del tardo Cinquecento che fanno da cornice alla più recente torre dell'orologio. E in questa piazza, la chiesa delle Clarisse, fondata nel 1545 per volontà del feudatario Alfonso Castriota. Entriamo e godiamo al suo interno un omaggio al paese da parte di uno dei suoi figli più conosciuti al mondo. Le emozioni ti travolgono come un fiume in piena. Ogni sensazione è intensa e vibrante. Cobertino è uno tra i borghi autentici di Puglia, uno tra i più caratteristici, soprattutto da un punto di vista storico, culturale e religioso. Il turista che decide di passare del tempo, trascorrere il suo tempo all'interno di questo borgo, avrà modo di essere accolto dalla comunità come parte integrante della comunità stessa, quindi non è soltanto un passeggero, un viandante del nostro territorio, ma un turista che sceglie di passeggiare avrà modo di essere accolto dal basolato, dagli odori caratteristici della nostra terra. È un posto in cui si viene accolti, in cui il turista per un momento dimentica di essere tale, ma diventa un copertinese che sta vivendo il cuore del centro storico in tutto e per tutto. Questa deliziosa cittadina conserva alcuni palazzi degni di essere conosciuti. Palazzo Pappi, un antico edificio appartenuto alla famiglia Pappi, conserva un caratteristico portale tardo rinascimentale con bugne a punta di diamante intervallate da altre con decorazioni vegetali. Il portale è sovrastato da una greca che contiene lo stemma gentilizio con un leone rampante ed è affiancato da due grate lapidee lavorate a traforo che disegnano decori a motivi floreali. In via Ruggeri, Palazzo Prence è un edificio risalente al XVI secolo. Questo palazzo presenta tracce originarie del 600, affreschi.
volte a botte lunettata, e un portale dedicato a San Michele Arcangelo. È un luogo affascinante che racconta la storia della famiglia Prence e della città di Cupertino. Is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Yeah, your mind is a space that creates your horizon. E poi Palazzo Venturi, risalente al XIV secolo. In origine appartenuto alla famiglia De Ventura, poi Ventura e infine Venturi, questo palazzo si sviluppa su due piani e si trova all'angolo tra le attuali via Margherita di Savoia e via Primo Maggio. Era una delle dimore rinascimentali più eleganti della città. L'ingresso principale avveniva attraverso uno scalone nel cortile interno. Il palazzo ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, ma conserva ancora un elegante loggiato con bifora e iscrizioni umanistico-barocche. La parte più autentica dei copertinesi è la loro devozione al loro patrono, San Giuseppe da Cupertino. Nato il 17 giugno 1603 in questo borgo, egli è noto come il santo dei voli. La sua vita è avvolta da leggende e miracoli. Ecco la casa paterna, situata di fronte alla facciata dell'attuale santuario, dove sono conservati i resti del santo, rimane testimonianza storica della famiglia Desa Panaca. Dopo la beatificazione di Giuseppe Desa, nel 1753 fu trasformata in cappella. La casa è un monolocale a piano terra, umile e semplice. Oggi questa struttura presenta un timpano e un'iscrizione all'esterno. All'interno, invece, una statua del santo e sulla parete sinistra una tela che raffigura Mamma Franceschina in agonia, 1645, assistita dalla figlia Livia e dai religiosi, mentre in alto il figlio Giuseppe, allora residente nel Sacro Convento di Assisi, le appare sorridente. Giuseppe visse in questa casa fino al 1621, anno in cui fu accettato alla Grottella, prima come oblato e solo qualche anno dopo come novizio. Il santuario di Santa Maria della Grottella sorge a 3 km a est di Cupertino. Sulla grotta fu edificata la chiesa nel 1579 per volontà del vescovo di Nardò, Monsignor Cesare Bovio. Nel 1618 i frati iniziarono la costruzione del loro convento. Tra i manovali vi era il quindicenne Giuseppe Desa. Nel 1621, dopo diverse traversie, iniziò qui il suo noviziato con il nome di Fra Giuseppe della Grottella. Nel 1628 ricevette gli ordini sacri,
e in questo santuario solitario esercitò per 10 anni il suo apostolato sacerdotale fino al 1638, quando per disposizione del Sant'Uffizio di Napoli lo abbandonò per sempre. È proprio qui, in questo santuario, che San Giuseppe spesso entrava in estasi mistiche e sperimentò la levitazione. Non è raro, inoltre, che la sua levitazione si trasformi in un vero volo da un luogo all'altro, pur in presenza di folle prima atterrite, ma poi sempre più edificate. Tali fenomeni, accompagnati alla capacità di leggere i pensieri dei suoi interlocutori, alla preveggenza di avvenimenti futuri, alle guarigioni inspiegabili di ammalati per i quali aveva pregato Gesù o la Vergine, fanno accorrere alla grottella folle sempre più numerose. Egli portò nel cuore per tutta la vita la tenera devozione alla Vergine venerata in questo santuario. L'immagine della Vergine col bambino fu inserita nell'altare maggiore del nuovo tempio, affidato nel 1613 ai frati minori conventuali su richiesta di padre Donato Caputo. Dei palazzi storici del paese che si trova la dimora che ho scelto per il mio soggiorno qui a Copertino, il Cavaliere al Borgo Antico. Il Cavaliere al Borgo Antico fu edificato nella seconda metà dell'Ottocento come residenza privata da Giovan Battista del Prete. L'impianto originario del palazzo risale al Cinquecento, come testimonia una serie di locali inglobati nell'attuale struttura. Il portale di ingresso immette in un grande androne, collegato a diversi ambienti originariamente adibiti a stalla, mangiatoie e ricoveri di carrozze. Dall'androne, uno scalone in pietra dura conduce al piano nobile. Di pregio storico-architettonico è la piccola loggia al piano nobile dell'edificio, ad angolo tra la facciata principale e via Madonna delle Grazie, con due archi a tutto sesto affiancati da lesene con capitello ionico, con al centro una fontana in pietra. I saloni, tra affreschi e grottesche del tardo Ottocento, ingentiliti da finissime decorazioni ai soffitti, carte da parati e tendaggi, con pregiati mobili e quadri antichi, sottolineano i canoni di armonia, nobile semplicità e quieta grandezza, in una sublime atmosfera neoclassica, dove festeggiare i momenti salienti della vita. Qui si susseguono ampie camere finemente arredate a ricreare atmosfere d'altri tempi dove si offre un soggiorno di charme.
che questo soggiorno finirà e già sento la nostalgia per le strade che ho percorso, i sapori che ho assaporato, le persone che ho incontrato. Ma so anche che queste emozioni resteranno con me, come un tesoro prezioso da custodire. Turista per gusto vi è stato offerto da...